Abbiamo accolto con gioia la proposta dell'associazione Dionysios proprio perché riteniamo il sindaco, la giunta e l'assessorato alla cultura che i beni che appartengono alla collettività debbano essere fruiti dal pubblico. Questa è sicuramente un'occasione importante perché ci permette di realizzare due obiettivi. Riprendere uno spazio che versava in condizioni sicuramente di degrado, ma soprattutto permettere anche al signor Cesare, che è un artista di Taormina, di poter esprimere ancora una volta il suo genio creativo. Noi lo ammiriamo da sempre e naturalmente questa opportunità l'abbiamo colta al volo, anche perché diciamo che questa esperienza è un'esperienza che riteniamo virtuosa in quanto è una collaborazione tra il pubblico e un'associazione no profit che ha come scopo statutario quello di promuovere la cultura, oltre che insomma, le diverse esperienze artistiche. Del resto, personalmente ritengo che i beni pubblici che poi vengono gestiti e amministrati dalle amministrazioni devono essere gestiti in nome e per conto della collettività. Per cui per noi riaprire il giardino di Palazzo Corvaia è, come dire, un primo momento per riappropriare i cittadini di questi spazi che appartengono a tutti. Questo giardino è bellissimo e noi siamo sicuri che insomma, ci sarà affluenza di pubblico, ma soprattutto il signor Cesare starà bene perché lui con i suoi pennelli in mano colora e quindi esprime veramente con la sua serenità, poi oltre che con la sua abilità, questo rapporto interessante che c'è tra l'arte, l'uomo sensibile e i colori. Ecco, io appena sono entrata qua dentro ho ammirato i colori, certamente delle piante, però soprattutto i colori del suo carretto siciliano, dei suoi quadri. E questi bellissimi, diciamo, paladini che sono un po' il suo fiore all'occhiello, perché io da quando me lo ricordo sempre con i paladini, ecco. E questo è emozionante. Io la ringrazio per averci dato questa opportunità e naturalmente spero che sia l'inizio di una collaborazione che sarà sempre più Duratura. duratura, ecco, sì, perché riteniamo proprio come assessorato alla cultura di incentivare e promuovere le associazioni artistico-culturali. Quindi ritengo che sia per il momento difficile che stiamo vivendo una delle possibili soluzioni all'incuria che purtroppo negli ultimi tempi, insomma, è stata presente nella nostra città. Quindi i cittadini si devono riappropriare, le associazioni culturali, se esistono, che si facciano avanti e vediamo che cosa possiamo realizzare. Sicuramente una Taormina più bella e soprattutto io ritengo riprenderci una certa identità taorminese che esiste ancora, però un pochino a volte viene coperta da altre situazioni. Ecco, quindi grazie a nome del sindaco, della giunta e mia personale, perché è sicuramente un bel piacere vedere questo giardino nuovamente aperto alla fruizione pubblica. Noi ringraziamo l'amministrazione che ci ha dato questa possibilità, la possibilità di esprimere quello che è il nostro piacere, di poter dare qualcosa a Taormina, alla nostra città. Ci abbiamo messo e ci continueremo a mettere il massimo impegno e il massimo dell'amore per la cultura e soprattutto per la città.